In questa seconda video lezione impareremo a organizzare e a gestire i dati del nostro progetto con la funzione Shoebox. In particolare impareremo a rintracciare e caricare i dati dalle varie directory, impareremo a creare, importare ed esportare un file di Shoebox e infine vedremo come è possibile condividere dati, workflow e anche interi progetti con altri utenti. Vediamo ora com'è facile rintracciare e caricare in input i dati di nostro interesse utilizzando Airdas Imaging 2010. Quando seleziono la funzione Open, il software automaticamente mi mostra il contenuto di una cartella che ho selezionato io essere quella di default per i dati utili al mio progetto. In realtà, già in questa interfaccia di dialogo, io ho la possibilità di modificare questa cartella e quindi di selezionare una nuova cartella di default per i dati in input e anche per quelli in output. Posso fare questo semplicemente utilizzando questi due pulsanti qui in alto a destra. Questo tasto più a sinistra mi consente di stabilire quale deve essere la cartella di default per caricare dati in input. Questo tasto più sulla destra invece mi consente di definire quale deve essere la cartella di default per salvare i miei dati in output. Facciamo un esempio. Mi sposto in una nuova cartella. E la seleziono come cartella di default in input. Ogni volta quindi che andrò a selezionare la funzione Open, il software adesso si posizionerà nella nuova cartella che ho definito. Stesso discorso vale ovviamente per la cartella di default per i miei dati di output. Altre funzioni utili sono il Recent, che mi mostra tutte le ultime cartelle visitate ultimamente, quindi posso richiamare una cartella in particolare visitata di recente, e infine il GoTo, dove mi permette di settare un nuovo percorso, quindi una nuova directory. Infine, un'altra funzione molto comoda è la possibilità di selezionare il formato di default dei dati con i quali io voglio lavorare. Posso fare questo semplicemente cliccando su questo piccolo pulsante qui sulla destra, una volta che avrò selezionato il formato che a me interessa. In questo modo, nelle varie cartelle in cui io mi trovo a navigare, visualizzerò solamente tutti quei dati che hanno il formato da me selezionato e quindi eviterò di vederne altri. Questo agevola anche il mio lavoro di rintracciare i dati utili al mio progetto. Lascio quindi di default la funzione che mi permette di visualizzare tutti i formati raster. Bene, carichiamo ora dei dati in input nel primo viewer. Carico ad esempio una coppia di immagini da satellite quindi un nuovo viewer 2D sul quale andrò a caricare ulteriori dati. Ad esempio un mosaico di immagini sempre da satellite. E infine aggiungo questa volta un viewer 3D per realizzare una realtà virtuale. Carico quindi un DEM sul quale poi drappeggerò un'immagine da satellite. In questo caso uso la funzione Recent per andare nella cartella che mi interessa e quindi carico il mio demo. Ora drappeggio l'immagine da satellite sul mio modello digitale altimetrico e infine carico su questo anche alcuni file vettoriali relativi sempre alla stessa area. Uso la funzione Recent per spostarmi nella cartella che mi interessa e carico il file Buildings.
Bene, supponiamo ora che tutti questi dati che io ho caricato siano quelli con i quali io devo lavorare perché necessari alle finalità del mio progetto. Mi torna ora molto utile salvarmi una sorta di archivio, un data repository di tutti questi dati, in modo che poi successivamente, in un secondo momento, io possa ricaricarli nuovamente tutti quanti insieme in un'unica soluzione senza doverli ricaricare singolarmente così come ho appena fatto. Posso fare questo grazie alla funzione Shoebox e vediamo come. Innanzitutto organizzo il mio file di Shoebox per gruppi. Clicco quindi col tasto destro sulla funzione Shoebox e aggiungo il primo gruppo. Lo rinomino e vi aggiungo i dati che mi interessano semplicemente trascinandoli dal pannello dei contenuti, quindi con la funzione drag and drop. Aggiungo ora un nuovo gruppo, rinomino anche questo e sempre con la funzione drag and drop dal pannello dei contenuti vi aggiungo i dati. Infine ripeto la stessa operazione anche per l'ultimo gruppo, lo rinomino 3D e vi trascino i dati relativi. Bene, a questo punto salvo il mio file Shoebox e lo nomino MyData. In realtà quello che io ho salvato è un piccolo file testuale, un .exp, in cui sono riportati i file che io ho caricato nei vari viewer con i relativi path, quindi con i relativi percorsi e directory. Salvo ora anche i relativi file di layout, rinominandolo My Layout, e il file di sessione, che chiamerò My Session. Ripulisco il mio ambiente di lavoro selezionando l'opzione Restore Layout. Ora, supponiamo il caso in cui io debba ricaricare i dati del mio progetto. Quello che farò, è semplicemente aprire nuovamente il file di Shoebox che ho appena salvato. Clicco quindi con il tasto destro sull'icona Shoebox e apro il file relativo. Ecco che ritrovo al volo la struttura dati che avevo precedentemente salvato. Per visualizzare ogni singolo dato sarà semplicemente necessario trascinarlo nel viewer. Per comprendere appieno l'utilità e l'efficacia della funzione Shoebox, immaginiamo un contesto lavorativo organizzato per team, in cui io devo collaborare, condividere dati e informazioni con altri miei collaboratori, quindi con altri utenti. Io posso quindi velocemente condividere il set di dati che ho predisposto semplicemente passando al mio collaboratore il piccolo file di Shoebox che ho salvato ed egli non dovrà far altro che importarlo nel suo ambiente di lavoro per ritrovare al volo tutti i dati che io avevo selezionato e preparato per lui. In questo modo quindi egli potrà visualizzare al volo i dati di cui ha bisogno per lavorare e collaborare con me. Non solo, ma io posso fare anche di più. Oltre a condividere dati e quindi informazioni con i miei collaboratori, posso condividere anche flussi di lavoro. Abbiamo visto nella prima video lezione di questo corso gratuito online come è possibile customizzare l'interfaccia grafica di Erdas Imaging 2010 attraverso la creazione di un tab customizzato in cui io vado a salvare una serie di operatori che costituiscono il flusso di lavoro che devo eseguire. Io passerò semplicemente il relativo file di layout al mio collaboratore, il quale, aprendolo all'interno della propria sessione di Erdas Imaging 2010, ritroverà il tab che avevo creato con il flusso di lavoro che egli deve eseguire.
E in effetti ecco qui il tab My Workflow con tutti gli step che costituiscono il workflow. Ecco quindi che oltre ai dati io riesco a condividere anche le procedure di lavoro con tutti i membri che costituiscono il mio team. Per saperne di più, visita il blog italiano Erdas News Italia, con tutte le novità sul mondo Erdas e sulle lezioni di questo videocorso. Per informazioni sui prodotti Erdas e le loro caratteristiche, visita il sito istituzionale di Planetech Italia. Segui le attività e i progetti che Planetech Italia porta avanti sul blog di Planetech Italia, sulla pagina dedicata di Facebook e di Twitter. Infine, per informazioni commerciali, contattaci direttamente.